di inquadratura, madonna. Ah, oh, senti, sì, allora c'ho pure... Ah, è tutto tematizzato proprio qua. Signori, bentornati. Siamo tornati a Disneyland Paris. Strano, quest'anno è 6 volte che vengo. Vabbè, l'ho presidente. Sono tornato con lo presidente, ragazzi. Sono Mickey Mouse in versione un po' così. Intanto col vicepresidente hai pagato i biglietti privilege 42 euro. Sì, infatti abbiamo pagato un cazzo, taxi più, 100. Taxi 100 euro, vabbè. Però ci ha detto anche fortuna, perché stando con il presidente sono riusciti a ordinare, anzi a prenotare il tavolo nel ristorante Sceremiglio. Muore. Muore. Sei pronta? Ciao. Sei carica? Carichissima. Allora siamo qui a fare una fila sotto al sole. Io cocente. Che sto. Perché là, da quella parte lì, c'è Paperino qua dietro, che dovrebbe dare anche delle carte. Sì. Se non ci danno le carte, mamma mia, allo presidente non possono dare le carte. Mamma mia. Comunque, vediamoci in questa giornata incredibile, fa caldo, ma butto entrare la piscina, visto, alla fontana del castello. Pure qua c'è. Ma vogliono quella, più carino. Raga, ve lo giuro, siamo qua ormai in fila da... 2 ore io. Oltre 2 ore lui, io non lo so, sto qua su qua. Però siamo quasi arrivati. Sì, ho capito, 2 ore. Tutto questo per piegare carte per te. 2 ore, capito? 2 ore, ma... Sei contento, Mario, per la foto con Paperino? Ma guarda, dopo tutte queste ore mi dovrebbe cominciare Paperino. Cioè, dovrei limonarlo praticamente dopo tutte queste ore di attesa. Quindi sei pronto per limonare Paperino? Sì. Happy birthday! The tattoo? So cool. You look amazing on that t-shirt, Donald. Oh yes. Grazie mille. In the sense. Yes, yes, yes. You're very, very beautiful. Grazie, grazie, grazie. Thank you so much. Happy birthday. Bye bye. Okay. Oh, thank you so much. Oh yes. It's so big. Thank you. Bye bye, grazie. Thank you so much. Dai, dopo no, ne passa la pena, stato dai. Bellissimo. Lui è veramente fantastico, no, comunque. Si è baciato il tatuaggio. Sì, sì. No, ma è stato simpaticissimo. Ha fatto ridere quando ha fatto così, è andato lui e fa. Sì, sì. Sì, vabbè, ma mo andiamo a ristorare. Io ho fatto apposta, sono contento. Ah, però tutto incazzato poi. Sì, comunque è vero, raga. Stavamo qua alla fila tutti incazzati, poi come ci ha abbracciato? Sembravamo due deficienti. Però mi pensavo 5 carte. Sì, che io ho detto 1, 2, on the track card and sink my duck. Però simpaticissimo, cioè figo, 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 figo. Bellissimo, bellissimo. E adesso ragazzi stiamo andando a mangiare qui Bistro Ceremi, che praticamente qui questo bistro abbiamo provato diverse volte a vedere se si poteva prenotare un tavolo, era sempre tutto full da mesi, mesi e mesi. Oggi Veronica ha provato, Mirko pensava che faceva una bella pernacchia, invece hanno saputo e c'è lo presidente di nuovo. Esatto. E hanno detto guarda, il tavolo per quattro c'è, quindi a buco di culo stiamo andando a mangiare il Ceremi, e poi Ciccio ha detto pure che si mangia bene, quindi andiamo a provare. Noi abbiamo una fame assurda, siamo in after, che anche qui. Io volevo tanto andare, guarda che carino sulla porta. Io faccio vedere perché non ho mai detto, vedi sulla porta? Carino. Questo è come si presenta all'interno. Ok ragazzi, stiamo entrando. Io la mia prima volta nel ristorante Ceremi. Che carino! Ma che carino! Le siete fatte con i tappi, ma è bellissimo! Quel libro gigante! Ma è fatto veramente carino! Allora, signori, questo sta tipo 18 lingue, perché prima ha fatto do you speak English, con l'altro spagnolo, con l'altro francese, io massimo sono macchina italiano. Ci hanno dato il menù in italiano, ci sono una svarietà di antipasti, piatti principali, dolci e formaggi, e in più menù Disney, vabbè, roba del genere. Quindi noi ordiniamo e vi faccio vedere quello che prendiamo. Allora signori, è successo un qualcosa di incredibile. Avevo aperto l'applicazione per vedere altre cose, mi si è aperta l'app dove mi diceva che le mie AirPods, le cuffie,
me ne sono dimenticato, in realtà stanno rotelle. Però mi dice dal 2 maggio è incredibile 2023 alle 18.03 che mi ero perso l'Apple Watch all'Indiana Jones, la posizione del mio Apple Watch è cambiata. Vedi dove sta? Sta vicino dove stiamo noi. E dovrebbe stare al deposito. Ragazzi, se dopo un mese, dal 2 maggio al 9 giugno mi ridanno l'Apple Watch, è storia. Cioè, però me lo segna qua vicino. Prima non muotava qua. Regà, me lo segna qua vicino. Non lo so. Vediamo. Ok, allora è arrivato, ragazzi. Questo è il patè in crosta. Patè d'anatra in crosta. Con pistacchi, vedo, e roba del genere. Con una confettura, quindi una marmellatina. È da frigo, perché è, siete che è tagliata e fredda da frigo. Però proviamo. La torta era buona. La torta dice Ciccio che era buona. Mi è cascata, quindi non lo so com'è. Ti piace? Già questo. Mangio. A me piace. Aspetta, porta un'altra cosa. Cos'è, una marmellata da bigocche? Fighi. Dei fighi? Hai veramente un palato fino, posso dirlo? Vero? Io che so fame. Ti dico la verità, la torta è un po' più buona. Allora, è arrivato l'altro cibo. L'ho preso dopo, sono le polpette vegane. Bravo. Veronica. Il pollo. Il pollo. Alessia, il pollo. Io una tagliata al sangue. Ma questa è più che al sangue, sembra bella cotta. Patatine. E non so che cazzo c'è. Una cosa di verdure e una salsetta. Boh, prego. Ti prego, mangia. Ti prego. È cruda questa patata? Le mie patate sono buone. Ma no, ma sai che non so patate. Queste sono buone. No, non so patata. Non è patata. Non è patata. Però pensavo, che cazzo è? Ma io che cazzo ne so, scusa. Non penso che Mirko te lo faccia dire due volte. Ma non sono così buone, amore. Come il bambino che sta a fare? Sono buone. Ma che? Ho proprio scelto bene il mio secondo piatto. Anzi, no. Ti devo dire, è cotta al sangue. Meno male. È cotta al sangue. Non mangi niente poi? No. Sì. Il bocconcino del presidente. Vabbè. Ma che è la salsa? Questa senape però è di bassa qualità. È leggera. Beh, sempre meglio delle mie polpette. Ah, quello dici? Come scammo oggi? Adesso andiamo subito a vedere se tante volte il mio Apple Watch dovrebbe stare qua, ma in realtà mi si è riaggiornata l'applicazione, che adesso prende bene e mi dice che sta di nuovo all'Indiana Jones, quindi... Ne dubito che l'abbiano trovato, ma noi ci proviamo, anche se c'è un boato di gente. E poi ci andiamo a fare il treno, raga, perché tanto non l'abbiamo fatto. Comunque è sempre uno spettacolo, Mamma mia. Il presidente. Amore, la bella è sempre bello comunque, c'è pinta qua. Ecco, comincia già a piangere tu? Ecco, già comincia a piangere. Dopo più di 20 minuti d'attesa. Un po' più di 20 minuti d'attesa. Siamo sul trenino. Andiamo a visitare l'utrenin del presidente. Stiamo partendo. Ah, ma proprio così, eh. Quella voglio rifare. Quella sì. Quello è il semaforo. Io quello a te. Mi rimane incollato. È di questo. Senti che odore di fiore. Sì, sta mangiando della porchetta. Buongiorno. Che carino questo paesaggio. Che carino!
Ma guarda, io mi butterei qua dentro. Ah, dici? Ah. Ciao! Vedi come mi saluta? Cosa sono proprio gentili. Ah, vedi? Fermata sta Wolf qua. Ciao! Oh, presidente! Siamo arrivati! Vicino al Tom! Carino, dai, è molto simpatico. Giretto molto carino. C'è un odore di popcorn devastante. Ma perché adesso siamo qua nella via principale, la Main Street? Perché stiamo andando ad assaggiare, a provare il dolcetto che hanno fatto per Paperino. È un dolcetto fatto a culo di Paperino, bellissimo. È molto carino, con le zampettine, è veramente figo. E lo andiamo a provare, quindi giusto per capire un pochettino quello che ci offre il parco per questo compleanno di Paperino, di Donald Duck. E lì, come sempre, ragazzi, la bellezza del castello. Da quello che ho capito io e da quello che hanno detto, qui dentro si dovrebbe trovare il dolcetto dedicato a Paperino, che se non c'è io bestemmio. Il dolcetto c'è, lo proviamo. Prendine tre, va. Lo cool de Paperino, one, the e trua. Eccolo qua. Dai, è carini. Molto bellino. Il culo di Paperino è bellissimo. Molto carino. Siamo giusto giusto che mo partava la data. Allora, signori, oltre che siamo partiti per la festa di Paperino, siamo venuti per il dolcetto del culetto di Paperino. Io pensavo fosse al limone, ma Ciccio già l'ha aperto, quindi è tutto cioccolato. Andiamo a vedere com'è. Ipoteticamente non dovrebbe essere male, quindi è una mousse al cioccolato. Sì, pensate quello. Però rispetto a quello dei Guardiani della Galassia non fa così cagare. Cioè, alla fine. Guarda che per assurdo non è quel cioccolato che mi dà fastidio. No, infatti, bravo. Per assurdo il culo di Paperino è buono. Approvato, dai, ci sta. Approvato. Ci sta. Molto carino. E mo assaggiamo. Vaffanculo, la quiche. Che Ciccio pensava che fosse cheesecake, poi ho detto no, oh, guarda, non abbiamo, che ne è cheesecake, io, ma via, se cazzo assaggiamo. Proviamola. Ma mori ammazzato, se no. Che delicatezza. È meglio il culo di Paperino. Buono, buono, dai, però gli davo. No. Da 1 a 5 culi? 3 culi. 3 culi, dai, 3 culi pieni però, 3 bei culoni. 3 culi di Paperina. Dai, quindi ci sta. Ragazzi, poi un'altra novità che hanno messo da quest'anno, giù, da poco in realtà, da poco, hanno messo i Stormtrooper qui. È figata. Che interagiscono. Sono fatti benissimo. Adesso è felicissima. Voglio la foto. C'è rimasta malissimo. Non gli hanno fatto fare la foto. Vabbè, però le viste vicino, hai fatto pure. Ma non cazzo, voglio la foto. Amore, mettili in posa, ti faccio un Photoshop e ti metto vicino un. Niente. Vabbè. Ragazzuoli, allora siamo. Intanto ci stiamo facendo un po' di attrazioni, ma non ve le faccio vedere, tanto ce le abbiamo fatte. Stiamo andando verso The Marvel, che io non ho mai visto ancora lo The Marvel, quindi ci stiamo andando. Sono andato a vedere per l'Apple Watch, ragazzi, niente. Falso allarme, falsa speranza. L'Apple Watch ancora non l'hanno trovato. Comunque ho detto che se nel caso dovessero trovarlo, lo terranno 6 mesi. Niente, non c'è. Quindi, momentaneamente niente, ragazzi, ci attacchiamo al pesce. Sì, ma sarà. Per me sarà spappolato qualche parte. Sotto l'Indiana Jones, vabbè, ci abbiamo sperato un attimo, dai. Mo andiamo all'hotel Marvel. Siamo entrati nell'hotel Marvel. Io non sono mai entrato, già solo l'impatto è assurdo, ma solo per quelle tre armature di Iron Man che stanno lì, vi faccio vedere qua. Ci sta lo scudo di Capitan America. 500 euro costa questo scudo, Ti dirò, neanche tantissimo. Amore, per dicembre ti regalo lo scudo di Capitan America. Roba della Pandora, di Iron Man, c'è un sacco di bella robetta. Poi lì abbiamo, guardate che spettacolo, senta là, entrata tutta tematizzata per il Marvel. Ma questo, ragazzi,
Di che cosa stiamo parlando qua? Ma che spettacolo è là? Cioè dentro l'hotel queste tre cose? Ma what? Bellissima anche lei in rilievo. Bello, 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 bello. Ma vedi, qua stanno... fanno vedere che disegnano Iron Man. Ma c'è un sacco di roba, ragazzi. Guardate che bello. Il martello di oro 200 euro. 180. Bellissima sta roba. Qui abbiamo un po' di statuette. No, Black Panther, bellissimo. Hai visto? La statuetta che è dell'America. Bellissima però, mazza. Qui altre cosette. Oh la madonna, fuori quel bracciale, che bello. Bracciale, sì. Bello, 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 bello. Che rende le spade, man. Mazza è carino. Guarda che carino questi piccoli martelli. Mazza che bello. Mio, ma c'è stato shop dentro. Ho visto. Ma c'è un po' di roba. Ma io ho messo questo hotel, è un museo, non è un hotel. Vediamo se lo shop pure. Carino. Ma c'è un sacco di roba. Ma è gigantesco, questo non è un hotel, è un museo, te lo giuro. Allora, dopo che quella persona lì si è comprato due orologi di Iron Man, col suo passo annuale ha risparmiato. Guarda che figata, raga. Bello, bello, bello. Stupendo. E poi qua ci dovrebbe stare l'hotel. Cioè l'hotel, parte. Questo è il bar? Eh? Sì, qua non ci siamo mai venuti. Uno prosito! Ma sta dando un'armatura di Iron Man. Mazza che bello! Cioè sembra che... hanno replicato! Che figata! Cioè sembra che stai affacciato con degli aventi, guarda! Che figata! Me coglioni! Quindi ogni tanto passano... hai detto Iron Man? Stiamo lo Spider-Man in bar. E Spider-Man. Io faccio così, guarda, Ecco. Ok, guarda adesso, guarda tu. Guarda. Bravo, furbo. A few moments later. Le cozzelle che io mangio. Mi sono cagato addosso. Mi sono veramente cagato addosso. E quindi mo che fanno? Ma solo quello è arrivato? Comunque è fighissimo. Cioè, stanno fuori di testa comunque. E mo quando escono gli altri due? 2 hours later. Fa riportare. Immaginavo se ne. Tempo di riposarsi, sono già ripartiti per una missione. Capire, sanno passano gli stronzi. Come, però poi devi scegliere uno di questi. L'hai preso? Ma già sei andato sto bastardo? Cioè passano così, passano. Mi hai fatto cagare addosso. Un po' lanciamo l'ago, bro. Si può fare? Stiamo aspettando che passa Iron Man adesso. Sì, a prenderci la coordinazione. Ah, vedete? Sorry, Tutto. Ah, così? Vabbè, tutto qua a posto. È arrivato mio padre Iron Man, hai visto? Allora signori, siamo usciti dall'hotel Marvel e oltre molto 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 bello, ci siamo fatti un piccolo aperitivo, ci siamo riposati diciamo una ventina di minuti, una mezz'oretta. Stiamo andando di nuovo dalla parte degli Avengers, ci andiamo a fare un po' di attrazioni, che è inutile tanto ve le metto perché già ve l'ho fatte vedere nei scorsi video. E poi ci vediamo direttamente questa sera con la cena e poi con lo spettacolo, perché ci sarà lo spettacolo sia, penso quello degli Avengers ancora, non so se lo guardiamo, ma lo spettacolo principale di Disneyland Paris, che dovrebbe essere un po' più dedicato a Paperino. Quindi vediamo un pochettino, ci vediamo dopo.
sì, ma adesso siediti, ascolta. Ti racconterò con la calma ogni pianto ed ogni batosta. Tutto quello che ho sulla pelle sembra tatu, ma è solo buio. Parte l'avviso, non può curare. Vedo del bene, dentro sto male. Prima le crisi, col frigo vuoto, ora sto pieno. Anche se vuoto, sentire mamma che piangeva a letto.